Eccomi, signor Bailey. Come, come. Allora, caro Garofoli, come va? Sembra innocente, signor commissario. Adesso lo vediamo. Sì. Che hai fatto domenica? Oddio, signor commissario, ma glielo ho detto. Dopo il nostro colloquio. Dopo sono tornato a casa, che ho fatto? Atti osceni in luogo pubblico, ad esempio. Ma chi io? Signor commissario, da uomo a uomo, mi permette? Qua sono mesi che di atti osceni non se ne parla proprio, manco un privato, figuriamoci un pubblico. Allora, né chi ti aveva fatto pipì? Prego. Né chi ti aveva fatto pipì? Pipì? Beh, quella sì, magari ogni tanto. Ma perché? È proibito? In pubblico sì. Ma lo credo bene in pubblico. Però c'è chi lo fa lo stesso. Sì, ma chi sono sti zozzoni? Vedi un po' tu se lo riconosci. Senz'altro, se posso essere di aiuto. Questo? Mm-hmm. Questo qua, Yeah. È uno solo. Poche gocce, signor commissario. Non me ne sono manco accorto, lei capisce, l'interrogatorio, l'emozione. Già. Ti scappa. Davanti a una donna. Ma io non l'avevo vista, e poi dico, porco Giuda, con tutte le bellezze che ci stanno in Svizzera, non c'avevano altro da fotografare qui. Va bene, pago la multa, pago tutto, me lo taglio. Che devo fare, signor commissario? Mica mi caccerete via per questo. Per me, se il signor Bailey ti conferma il contratto. Come se me lo conferma? E senza contratto da lavoro uno non può mica restare in Svizzera. Dovrei rientrare in Italia. E chi c'ha il coraggio? 3 anni di promesse, signor commissario, che dica a caso, ho fatto pipì. Signor Bailey, non si farà mica influenzare da ste fregnacce, vero? Qui ci vogliamo bene, siamo tutti una famiglia, glielo dica lei al signor commissario. Signor Bailey. Adesso glielo dice.